immagina che un uomo senza scrupoli. Carlo, anche a Crotone è la prima di questo film, La festa del ritorno. Che cosa ci dici? È un film intanto con una bellissima poesia sulla Calabria, sul tema dei padri e dell'immigrazione. C'è una fotografia che finalmente restituisce dignità a quello che è il nostro paesaggio, la nostra cultura, alla nostra genuinità. Non vedrete immagine a sfondo turistico o i soliti cliché. È tratto da un libro che qui in Calabria insomma hanno letto in tantissimi, che è La festa del ritorno di Carmine Abate. E lo stesso regista è figlio di un calabrese, Adorisio, Lorenzo Adorisio. E vedrete nel film, ci sono tantissime scene girate in una casa che è proprio la casa del regista, che sta a Ciro Superiore. Qual è il tuo ruolo? Io interpreto il viandante, un personaggio molto ambiguo, è l'amante della figlia di Tullio, insomma approfitta dell'assenza di questo personaggio per passare il tempo con la figlia e in qualche modo diventa il papà adottivo del bambino protagonista che è Daniele Procopio, per il quale ho lavorato anche come coach su questo set. Quindi diciamo un film particolarmente bello, diverso da quelli che si stanno vedendo in questo periodo? Beh sì, è un film d'autore, diverso non solo da quelli che si stanno vedendo in questo periodo, ma diverso anche da tantissimi altri film che girano in Calabria con altre tematiche. Ad esempio su questo film non si tocca per niente la tematica relativa all'andrangheta, ci sono altre storie familiari, di sentimenti. E poi il fatto che hai fatto riferimento a Carmine Abate, quindi significa che in realtà è una Calabria diversa. Sì, è la Calabria anche Arbrèche, è la Calabria di quelle persone insomma, che hanno visto partire il loro papà, dei piccoli paesini.